a tutti, io sono Enzo di Family Review. Oggi vi porterò una recensione completa di questa e-bike della Fratelli Schiano. Il modello è E-Lite 1.0. Come potete vedere alle mie spalle mi trovo in una location veramente fantastica. Il posto è Castellammare di Stabia, in provincia di Napoli. Vi invito a visitarla. Questa E-Lite è una bici elettrica da uomo con ruote alte 28 pollici, prevalentemente studiata per la città. Il brand Fratelli Schiano è una realtà italiana particolarmente affermata nel settore delle biciclette. Questa E-Lite 1.0 rispecchia al 100% le normative vigenti nel nostro paese, in quanto è dotata di un motore da 250 watt che consente una velocità massima di 25 km orari, con pedalata assistita a 5 livelli. Questa bici è un modello da città utile per ogni tipo di spostamento, sia per il tempo libero, ed è ben equipaggiata e robusta, in quanto realizzata strutturalmente in acciaio, ma anche molto confortevole e comoda, nonché esteticamente molto gradevole, con una colorazione prevalentemente in grigio antracite. Ogni componente di questa bicicletta, dalla batteria al motore, è stato selezionato per massimizzare le performance della bici. La E-Lite 1.0 verrà consegnata montata già al 98%, bisognerà solamente montare i pedali e regolarsi il manubrio. Questa e-bike viene venduta e spedita da Amazon, quindi avete tutta la garanzia che questo e-commerce può fornirvi. Nella descrizione del video vi lascio il link per poterla acquistare e anche il link del nostro canale Telegram, dove pubblichiamo tutti i giorni sconti e offerte di prodotti da acquistare sempre su Amazon. Come sempre, per supportare il canale vi chiedo semplicemente di lasciare un like e se vi va iscrivetevi, sarete benvenuti. Iniziamo dalle caratteristiche tecniche. Il peso di questa e-bike è di 26 kg. Non sarà la più leggera tra le e-bike, ma considerando la sua robusta struttura e il suo stile, si tratta di un prodotto piuttosto accettabile e contenuto. Essendo una bici elettrica da 28 pollici, è indicata a persone con un'altezza dai 165 ai 185 cm, con una portata massima di peso di 100 kg. Questa e-bike possiede 5 livelli di assistenza alla pedalata assistita, in modo da potersi adattare al meglio ad ogni percorso e a ogni stile di guida. È adatta principalmente a chi ama passeggiare, ma anche a chi ha bisogno di spostarsi di più per varie esigenze, senza sudare tanto e sfruttando appieno la potenza del motore. Il motore, ricordiamo, è una Nanda M129H, motore brushless, con una potenza di 250 watt, che offre delle ottime prestazioni e una lunga durata. La batteria a bordo è una Greenway YJ145 agli ioni di litio da 36 volts 13 ampere, con una potenza complessiva di 468 wattora. La batteria è alloggiata sotto la griglia del portapacchi, in modo da avere il meno ingombro possibile. La ricarica completa con il caricabatterie dato in dotazione richiede circa 4 ore. L'autonomia di questa bicicletta è dichiarata di circa 80 km. Ovviamente questo è un dato molto variabile in funzione ad esempio delle condizioni del manto stradale, del dislivello stradale, del peso ovviamente di chi guida e della modalità di assistenza che utilizziamo durante la pedalata. Essendo quest'ultima rimovibile tramite chiave di sblocco, può essere estratta e comodamente ricaricata dove fa più comodo a noi. La E-Lite 1.0 è dotata di ottimi freni V-Brake, leggeri e performanti. Un vantaggio enorme di questo impianto frenante è che nel caso di eventuale necessità la manutenzione è molto semplice, rapida e alla portata di chiunque. Le ruote di cui è equipaggiata questa e-bike sono della Kenda, da ben 28 pollici di diametro, complete anche di parafanghi. Il cambio è della Shimano, il modello è il Tourney TY300 con 7 rapporti di velocità, adattandosi così alla guida su ogni tipo di strada in modo che la bici dia ottime performance su tutte le strade urbane e su percorsi fuori porta. Il manubrio è regolabile, dandoci la possibilità così di mantenere una posizione del corpo comoda e una guida più confortevole. Il computer di bordo di questa e-bike è una Nanda D15 a LED, che consente di avere sott'occhio tutti i dati e le funzioni mentre si guida, come il livello di assistenza alla pedalata, l'accensione e lo spegnimento, la carica della batteria residua, nonché l'accensione e lo spegnimento delle luci, che sono presenti sia sulla parte frontale che sulla parte posteriore. Premendo il tasto più del computer di bordo possiamo attivare sia i fari frontali che la luce di posizione posteriore. Inoltre la bici è dotata di cavalletto, campanello e un comodo portapacchi. Adesso faremo un giro con questa e-bike e vedremo praticamente come si comporta. Thank you.
conclusione, ho trovato tantissimi lati positivi di questa e-bike. In primis, i materiali costruttivi e realizzata veramente molto bene. Il motore è potente e dà ottime prestazioni. È buona anche l'autonomia della batteria. Un altro pregio di questa e-bike che viene consegnata già montata al 98%. Basterà solamente aggiungere i due pedali e regolare il manubrio come più comodo per noi. Difetti gravi nessuno. Avrei preferito però un impianto frenante che fosse a disco e non a pasticche, anche se quello esistente garantisce un'ottima potenza di frenata. Inoltre la bici non possiede sospensioni, questo dovuto ovviamente alla tipologia prevalentemente d'uso cittadino. Infine il sellino, che ho subito sostituito con questo, in quanto ho preferito installare questo perché è dotato di molle sottostanti ed è quindi più confortevole. Vi lascio anche di questo il link nella descrizione. Personalmente mi sento di consigliare l'acquisto anche per l'ottimo rapporto qualità-prezzo. Se questo video ti è stato utile, lasciatemi un like e se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al mio canale YouTube. Grazie e al prossimo video. Ciao!